Romeo Perra, lei è di Cagliari, è un pensionato sciarparossa, bandiera della CGIL. Sì. Come mai protestare? Beh, di fronte alla finanziaria che è in piedi e che il governo ha deciso, non ci sono dubbi che i pensionati sono i primi a scendere per l'aggravamento sull'aumento delle pensioni. Lei che lavoro ha fatto nella sua vita? Ho fatto il chimico in una fabbrica di refrattari per la siderurgia. Adesso qual è dal suo punto di vista il rischio sulla sua pensione? Il rischio sulla mia pensione è che non avrò aumenti, praticamente l'aumento sull'inflazione, e quindi già questo è un grave danno. Meglio di avere già l'inflazione bassa. E lei quanto ha di pensione? Sui 1.380-1.400 euro. 1.400 euro e mezzo di pensione, dunque senza aumenti, come dice lei, non bastano? Beh, diciamo che sono in difficoltà. L'aumento, seppure dovesse ci fosse l'aumento regolare, sarebbero stati quei 16-17 euro al mese lorde, che la cifra che indicavo prima sono quelle al netto, quindi sul lordo, dopodiché l'altro non mi aumenta niente, quindi la mia pensione rimane invariata, senza contare che tutti gli altri pensionati hanno questa difficoltà, che con l'inflazione che copre poco ma non riesce a coprire l'inflazione stessa, la vera inflazione. Lei vive da solo? No, ho la mia famiglia e quindi per fortuna ho casa, non pago fitto, la verità. C'è chi dice che nei fatti, meglio si chiede perché protestano, perché dal governo dicono noi vogliamo tagliare le pensioni, quelle alte. Le pensioni alte, in questo caso bisogna vedere, anche lì nella lettura odierna sulle pensioni alte, cosa si intende? Se uno ha versato i contributi regolari, io dico come ho versato io, che ho versato 38 anni, uno che ha versato i suoi 40-42 anni di contributi e sono tutti contributi del suo sacrificio, la sua pensione è quella. Il problema che i tagli che intendono dire, bisogna vedere chi è fuori dalle regole. A livello di governo, di nomi di politici, di chi è la colpa? Chi sono i responsabili? Beh, attualmente possiamo dire che i maggiori responsabili sono i due ministri, i vice ministri Salvini con Di Maio, che hanno attraversato la strada con la paura degli immigrati eccetera, e con promesse, ed è vero, promesse che non possono mantenere. Hanno attraversato la strada, cosa significa? Che hanno pubblicamente hanno indicato alla gente: saremmo noi che vi sulla sicurezza avremo grandi, vi daremo grandi possibilità. Invece non è questo il problema. Il problema è che bisogna vedere nell'insieme della situazione italiana come anche questo problema va attraversato. Prima di Salvini e Di Maio, com'era la situazione per quanto concerne le pensioni, il tema delle pensioni? Era migliore? Diciamo che la copertura sulle pensioni, loro hanno portato la fascia intanto a 7 gradi, a 7 era inferiore, era 5. Adesso ci auguriamo che i pensionati siano ascoltati, ma mi sembra che la situazione non sia molto allegra, anche perché oggi è sciopero, manifestazione in tutta l'Italia, in varie città, poi ci sarà la manifestazione CGLC unitariamente a breve, credo nel mese di gennaio, che si andrà a Roma. Speriamo di capovolgere questa situazione del governo.